Visto e considerato che non possiamo più fidarci del sistema politico, economico e finanziario nel quale ci troviamo, poiché ci è scappato di mano e si sta rivoltando contro di noi, è necessario rivedere tutto. Bisogna togliere il potere dalle mani di coloro che non sanno quello che fanno. È necessario creare delle istanze al di sopra di quelle in atto. Qualcosa come educare gli educatori, istruire gli istruttori, dirigere i direttori, controllare i controllori. Non si può più lasciare agire senza controllo gente della quale non conosciamo il livello di coscienza e quindi di moralità. Sappiamo tutti benissimo che l'istruzione, fino al suo ultimo livello, quello accademico, non è una garanzia della moralità e dell'etica della persona. C'è gente furbissima, dal basso livello di coscienza e di moralità, che ottiene a tutti i costi un'istruzione accademica per usarla come un'arma per ottenere un posto privilegiato nella vita, una posizione di potere, e poi usa la ricchezza e il potere senza alcun senso morale ed esclusivamente per i propri tornaconti. Al punto in cui ci troviamo è auspicabile una democrazia diretta, perché il popolo si riprenda il proprio potere e voti direttamente su ogni legge. Occorre un solido organismo di protezione dei consumatori, che abbia il potere di esercitare un rigido controllo di tutto quello che avviene nelle catene alimentari, nel campo della sanità e dei farmaci, che controlli l'etica di quello che succede dietro le nostre spalle. Niente più animali torturati e succhi di scarafaggi. Occorre togliere al sistema finanziario l'onnipotenza raggiunta e riportarlo alla semplicità originaria del piccolo deposito e del piccolo risparmio. Occorre che la scuola educhi alla creatività, alla positività e trasmetta i valori umanitari. Purtroppo tutte le dinamiche iniziate dall'uomo vanno tenute sotto controllo, come l'atomica. Se lasciate andare, prima o poi esplodono.